Non capisco. Ilion è sparito. È stata catturata da una strega che si nascondeva tra noi. Si chiamava Trill. Vuoi dire che fingeva di essere Trill? A quanto pare Trill non è mai esistita. Nessuno ricorda la sua storia, né conosce la sua famiglia, né sa dove vive. Eppure ha contribuito alla ribellione. Avrà avuto i suoi buoni motivi per sconfiggere Phobos. Oppure voleva avvicinarsi a nostra figlia, cioè la regina. Ha catturato la nostra Ilion e ha preso il suo potere, tutto il potere. È deciso, non ci resta che andare subito sulla terra. Le guardiane ci aiuteranno. No, ferma. Quella strega ha toccato il tuo dente. Esattamente come temevo. Trill, oltre al dente di Blanca, ha toccato anche il mio anello. Ha maledetto i nostri talismani. Chiunque li usi per attraversare un varco verrà eliminato. Blanca è troppo carino per venire eliminato. Allora, come faremo ad andare sulla terra? Cercherò di neutralizzare l'incantesimo. Dopotutto, noi vogliamo salvare la regina. Siamo d'accordo, no? Sono settimane che Ilion e Caleb non si fanno sentire. Possibile sia l'unica a essere preoccupata? Sembra di sì. Caleb sapeva che ero in viaggio e che amare Meridian costa più di un'intera urbana. E poi, tutto sommato, ce la siamo meritata una vacanza, no? Purtroppo le vacanze sono finite e domani ricomincia la scuola. Oh. Ciao ragazze, come sono contenta! Temevo che l'estate non finisse più. In onore dello studio ho già terminato il mio primo compito. Posso farle del male, vi prego. Vi presento la mia favolosa relazione su Quintessenza. Quintessenza? È la parola che quella vecchia ha usato per attaccarci. Ma cos'ha a che vedere con la leggenda dei quattro draghi? C'è un collegamento con i nostri poteri. Esatto. Ogni drago controllava uno dei quattro antichi elementi: terra, aria, fuoco, acqua. Anche la ninfa Xijinga aveva un potere. E cioè un fattore X che rende il mistero ancora più fitto. Quinta essenza vuol dire quinto elemento. Gli antichi saggi la descrivevano proprio come l'elettricità. Credevano che si trovasse nei fulmini. Ma la chiamavano anche materia di vita, come la bioelettricità. La quintessenza ha infatti il potere di far tornare in vita. Un po' come faceva il dottor Frankenstein. O come succede a me. Ormai lancio fulmini e parlo con gli elettrodomestici. I miei poteri sono proprio come la quintessenza. Quindi la quinta guardiana avrebbe il quinto elemento. Sì, ha senso. Quello che non ha senso è che quella strega abbia gli stessi poteri, con la differenza che i suoi sono in versione extra forte. Ma qual è il suo legame con le guardiane? E soprattutto, cosa ha a che fare con me? Non è il momento, ragazzo. È troppo potente. Dobbiamo andare sulla terra e chiamare le guardiane, costi quel che costi. Blanca è curioso. Che cosa significare dobbiamo? Ehi, guarda chi c'è. Ciao, Tarani. Quello non è il tipo con cui sei andata alla festa? Oh, adesso capisco perché eri così contenta di tornare a scuola. E dai, mamma! Attenta, secchione imbranata! Ecco il tuo zaino! Grazie! E ora basta, ragazzi! Oh, sei tu! Tante grazie, Nigel. Mi scuso per loro. Uriah non è sempre così stupido. Ogni tanto è divertente stare con lui. Mi meraviglio che tu frequenti un perditempo come quello. Ho cominciato quando tutti siete partiti per le vacanze. Netherfield non è l'ideale per passarci l'estate. Ma ora che tu sei tornata, avrò alternative di sicuro migliori. E se stasera non hai niente di meglio da fare, ti andrebbe di venire a sentire un gruppo? È una proposta che prenderò in considerazione. Splendido. Ci vediamo alle 8. Campanello! I miei occhiali!
Intanto Blanca deve fare il bagno, ciao. Non è ancora del tutto sicuro. Togliere la maledizione è più difficile del previsto. Non importa. Hai detto che solo la persona che usa il dente verrà eliminata. Lo userò io per passare il parco e Blanca potrà avvertire le guardiane. Anche Caleb è troppo carino per eliminare. Se sei davvero così deciso, c'è solo un incantesimo da fare, ma il rischio è... Fallo e basta. Relin, qui malevola. Non so dirti se abbia funzionato. Il dente potrebbe distruggerti. Essere tutto fretta e non rispondere. Caleb è vivo. Congelato ma ancora vivo. Dove siamo finiti? Sulla terra. In cima al monte Thanos. Abbiamo assoluto bisogno di vedere le guardiane. Ilion e Meridian sono in pericolo. Ma chi le minaccia? Questa grotta potrebbe racchiudere la risposta. Anche se onestamente spero non sia così. La cella è vuota. Oh, è lui! Ma allora frequenta la Sheffield! Che bello! Ma di chi stiamo parlando? Non so come si chiama, io so solo che... Ah, terribilmente carino! Oh no, mi sta guardando... Ok, non che io sia un'esperta, ma visto che ti piace, non vuoi che ti guardi? Lasciamo perdere. Ciao, Tarani, come mai non mangi? Non posso, devo ritrovare gli occhiali. Per fortuna avevo già studiato i primi 3 capitoli di tutti i libri di testo, altrimenti ero finita. Comunque, devo trovarli entro stasera. Nigel mi ha chiesto di uscire con lui. Fossi in te non ci conterei. Mi sono caduti fuori in cortile. Ma chissà se riesco a trovare la porta. Ti piace la mia ragazza per il ballo di fine anno? Stai fermo, Clubber! Tarani, capiti a proposito! Vieni a vedere! E Uriah, passami il rossetto! Nigel, che cosa fai? Una sorpresina per te. Oh, tu sei troppo... Un momento, che cosa avete combinato al povero chef? E tu avresti sprecato il mio rossetto per questa! Stai calmo, amico. Sei il solito bambino! Oh, santo cielo! Chi ha ordinato cibo cinese? Io non credo sia il furgone delle consegne. Presto! Cioè, no, non stai bene. Ho usato il teletrasporto. Ora dovrei dormire per 4 giorni. Dov'è finita Tarani? Dobbiamo andare subito a Kandrakar. Provo a vedere se è raggiungibile. Tarani, mi senti? Dove sei? In un mare di pasticci. Sono nell'ufficio della preside. Tarani è nei guai. Potrei sostituirla io. Non ti offendere, ma non credo che tu sia un bello spettacolo con la sua calzamaglia. Beh, in effetti è vero. Si può sapere perché non ci hai riferito subito quello che era successo a Ilion? La strega ha maledetto il mio anello e purtroppo non ho potuto usarlo prima di adesso. Di che cosa state parlando e dov'è Ilion? Per fortuna ha creduto alla tua estraneità. Ha dovuto crederci, non vedo un palmo dal mio naso. Spero che la preside ci vada leggera con Nigel. Non devi più frequentare quel tipo. Cosa? Guarda che lui è un bravo ragazzo, devi fidarti di lui. Io non voglio fidarmi. E poi non credo che tu sia in grado di giudicare. Ha persino scritto le tue iniziali. Ma mamma! Niente ma, caso chiuso. Così quella strega ha preso Ilion. E non è tutto. Quella strega è Nerissa. Oh, no, no! È impossibile. Ne sei proprio sicura, Yanlin? Ok,
Sai, non ho sotto mano la guida telefonica di Kandrakar. Chi sarebbe questa Nerissa? Come ben sapete, voi non siete le prime guardiane. Decenni fa ce n'erano altre cinque: Cassidy, Halinor, Yanlin, Cadma e Nerissa. Quindi si chiamavano Chicken, ma in fondo è meglio streghe che polli. Nerissa era a capo delle guardiane e custodiva il cuore di Kandrakar, proprio come te, Will. Ma mi accorsi che il potere del cuore aveva influssi negativi su di lei e per salvare la sua anima glielo tolsi e lo diedi a Cassidy. Aver perso il cuore aveva influssi negativi su di lei e per salvare la sua anima glielo tolsi e lo diedi a Cassidy. Aver perso i poteri diventò un'ossessione per Nerissa, che non faceva che implorare Cassidy e supplicarla di ridarle il cuore, ma Cassidy rifiutò. Disperata, Nerissa scappò via, ma io la imprigionai, sperando che avrebbe espiato la sua colpa e si sarebbe riscattata. Purtroppo, mi sono sbagliato. Quando Phobos, che regnava su Meridian, ci obbligò ad alzare la muraglia, noi non potemmo più sorvegliarla. Deve essere riuscita a scappare e ha cominciato a nascondersi. Pensiamo su Meridian. Forse si è aperto un portale sul monte Thanos, è così che è riuscita a scappare. E adesso rappresenta una minaccia ancora più grande di allora. Ogni mondo ha una fonte di energia mistica come il cuore di Kandrakar. Ilion aveva il cuore di Meridian. E ora con i suoi poteri Nerissa è in grado di uguagliare tutti i vostri messi insieme. Perfetto, altrimenti sarebbe stato tutto troppo facile. Perlomeno non sospetta che le siamo addosso. Se andiamo subito a Meridian, forse la riusciamo a bloccare. Un piano intelligente. Lionel, quel ragazzo è un delinquente. Se Tarani non lo capisce, come possiamo fidarci del suo giudizio? Non vogliono fidarsi di me? Ok, peggio per loro. Ora vi lascio. Devo studiare un modo per fermare quella strega. D'accordo, ma prima la dobbiamo trovare. Già, non credo che correrà qui se gridiamo semplicemente: ehi, Nerissa! Beh, forse sì. Ok, prendo nota. I fulmini colpiscono due volte. Quinta stessa! Credimi, non ti consiglio di fare del male al mio ragazzo. Quintessenza. Fermo, tu dovresti combattere per me. Oh! Oh! Ok, Nerissa, indovina che cosa non va d'accordo con l'elettricità. Oh! Oh! Perché non te la prendi con chi ha i tuoi stessi poteri? Quintessenza! Ma perché gliel'ho chiesto? Oh, e qualcuno aiutare Black! Spero che Tarani si stia divertendo più di noi! Oh, se ci tieni tanto, mi assicurerò che sia così. In parte. Quintessenza! Ma così non ci aiuti! Ops, scusate, non sono ancora pratica. Sembra che qui stia funzionando. No, è qui da Blanca invece non tanto.
Ehi, Kale, ma sei libero? La gabbia è sparita insieme a Nerissa. Cosa? Se n'è andata via. Non posso credere che ci molli per la regina delle secchione. Oh no, Nigel, non puoi avere degli amici. Ti farebbero divertire e il divertimento ti porterebbe via il tempo che devi dedicare allo studio. Ma se non la conosci nemmeno, e poi dammi quegli occhiali. Salvi per un pelo. Ciao, Rani. Mia madre dice che hai una pessima influenza, ma non mi serve aiuto per essere una ragazzaccia. Cavoli! Se tra voi due non funzionasse, mi dai il suo numero di telefono? No. Allora, l'avete sconfitta? Nerissa stava vincendo, ma poi all'improvviso se n'è andata. Esatto, e senza dirci nemmeno una parola. L'oracolo ha detto che sarebbe stata forte quanto noi cinque e non più forte. Dai, non prendertela, Will. In fondo non eravate tutte qui. Già! È per questo che se n'è andata. Lei vuole sconfiggerci tutte. Se è così, è andata a cercare... Tarani! Stasera sei davvero diversa dal solito. Che cosa? Ho detto, sei molto diversa! Ok, calma, un fulmine ha colpito l'edificio ed è saltata la corrente. Dobbiamo chiudere. E niente rimborsi. Un fulmine? Ma se il cielo è sereno? Potremmo andare da qualche parte a parlare. Ehi, Tarani! Tarani, dove sei? Ehi, ragazzino, devi uscire. Ma la mia ragazza... Vieni fuori, strega. Lo so che sei qui. Oh, che brava. Hai indovinato. Avevo scordato che sei tu quella più sveglia. Quintessenza. Bene. Pensi di potermi fermare così? Oh! Fiamme e lenti a contatto non vanno d'accordo. Grazie, Burn. Di niente, almeno l'hai chiesto gentilmente. Sei nel mio territorio, Nerissa. Io e la tecnologia abbiamo un certo feeling. Oh, sono davvero terrorizzata. Ma chi sei tu e che cosa hai fatto a Tarani? Non sono in forma smagliante, d'accordo, ma adesso vi spiacerebbe liberarmi. Non è ancora finita. Tenetela occupata, io penserò a Tarani. Ma di nuovo in gioco. Mia impressione o qui siamo del tutto inutili. Blank è d'accordo. Guardiane, unitevi. Fuoco. Adesso si ragiona. Puoi dirlo forte e ora facciamole un bel discorsetto. Non funziona. Nerissa ha il cuore di Meridian, che dovrebbe essere uguale al cuore di Kantrakar. Siamo alla pari. No, non più. Nerissa! State fuori da questa storia, voi due! Oppure cosa farai? Ci eliminerai come hai fatto con Cassidy? La sua memoria ha così poco valore per te? Voi non avete idea di che cosa lei fosse per me. Me ne vado, ma non finisce qui! Già, è proprio quello che temevo. Bene, parleremo di fiducia domani mattina. Ma ricordati, cara, che stavolta la punizione sarà terribile. Sai, ero davvero preoccupato. Ti ho cercata tanto fuori dal locale. Va bene, adesso mi hai trovata, no? Mi spiace averti messo di nuovo nei guai. Tua madre sembrava molto arrabbiata. Questo è un suo problema. Sono stufa di essere sempre la brava ragazza, l'alunna diligente e la figlia perfetta. Oh no, ascolta, se vuoi saperlo, è proprio questo che mi piace di te.
gli occhiali e il resto. È forte.